Allora, grazie a tutte e a tutti, grazie prima di tutto al pubblico e ai relatori. Io ho solo il compito di dire due parole a proposito di questa iniziativa dell'ARCI, del Comitato di Como e dell'ARCI Mirabello, del quale poi avremo un ulteriore brevissimo intervento del Presidente. Per dire che questa è stata un'idea un po' strana che è venuta prima di tutto all'Arci Nazionale, che ha deciso di aprire il suo congresso con un'iniziativa a Bergamo equa, nella quale si è parlato di diseguaglianze. E allo stesso modo abbiamo deciso qui a Como di partire con il ragionamento per il nostro congresso provinciale che si terrà a settembre, immaginando di entrare nel merito di problemi e di vederli nella complessità che hanno. E cosa meglio di un mare per comprendere quanto sia complessa la realtà. Quindi l'incontro di oggi è destinato ovviamente a tutti noi, poi sarà anche registrato e sarà a disposizione delle assemblee dei circoli ARCI della provincia, ed è un incontro a più voci per parlare, a partire da un libro meraviglioso che trovate lì e del quale trovate qualche traccia anche nel numero di informazioni di giugno, e da quello andare a quello che è il nocciolo del nostro obiettivo, cercare di comprendere come un'associazione come l'ARCI, inserita in rete molto più complesse, di cui fanno parte molte delle realtà ospiti qui, prima di tutto quella radio popolare che conosciamo e che ha con Claudio Iampaglia una presenza per noi molto importante, come l'insieme di questi soggetti in rete possa realmente fare la propria parte per un nuovo mondo possibile. Passo la parola a Michele Bianchi, che è padrone di casa. Prova. Capisco che il microfono fa tanta formalità e che lo spazio non è enorme, però l'acustica è pessima. Lo devo confermare qualsiasi musicista, però dato che un po' abbiamo la cucina che è in attivo, ci muoveremo un pochino nel corso del pomeriggio. Qui vi chiedo gentilmente di usarlo così dritto, perché almeno ci sentiamo tutti quanti bene. Io personalmente sono un po' sordo, quindi così. Buongiorno, benvenuti a tutti. Prima edizione di Che il Mediterraneo sia, è un bellissimo esperimento che portiamo qui in provincia, all'interno anche di un'idea anche di rinnovamento di questo circolo, che l'anno prossimo fa 30 anni, però bisogna anche un po' di rinnovarsi a volte nei contenuti e non solo poi negli interni. Da settembre troverete tutto un nuovo circolo qui, speriamo che i lavori vadano a buon fine. Io semplicemente vi saluto per ora come presidente di questo circolo e che gestisco come passatempo con i miei amici, così mi svesto un attimino in questa veste per mettermi quella un po' più professionale nella vita. Sono un ricercatore, lavoro all'Università di Parma, mi occupo anche di sociologia delle migrazioni. Vorrei aprire questo dibattito con un'immagine dei dati che danno un'immagine purtroppo molto triste che giusto settimana scorsa un collega geografo finlandese illustrava durante la summer school che abbiamo fatto per degli studenti sul tema delle migrazioni verso le aree rurali e montane europee. E questo geografo appunto faceva ragionare gli studenti come forse a volte i confini più pericolosi del mondo che ci vengono ritratti sono ad esempio Nord Corea, Sud Corea, che è uno dei confini più militarizzati del mondo, Messico, Stati Uniti, su cui Trump ci ha fatto un'enorme battaglia, però i numeri ci dicono che i confini dell'Unione Europea è il confine più mortale dell'ultimo decennio. Ci sono stati picchi tra il 2015 e il 2016 di anche 6.000 morti all'anno nel cercare di attraversare questo confine, che non è solo mediterraneo ma è anche principalmente mediterraneo. Questi dati ci dicono di un mare
che è un mare di confine, che è un mare di connessioni, ma che purtroppo è anche un mare che è diventato il cimitero più grande d'Europa. Una volta dicevano, in un progetto che mi ricordo fatto anni fa portando dei ragazzi ad Auschwitz, Auschwitz era il più grande cimitero in Europa, finché purtroppo poi il Mediterraneo con questi numeri non l'ha superato. Insomma, questo per lanciare già qualche argomento di dibattito ai nostri relatori di oggi. Io non vi rubo ulteriore tempo e passo la parola a Claudio. Grazie mille. Grazie. Beh sì, il dato insomma è importante, non è piccolo. Allora, che il Mediterraneo sia, ho trovato la cosa più bella di tutte è partire da Cantù, ve lo dico, è vero, perché che sia questo Mediterraneo, molti di noi la cultura del luogo, no? La coscienza del chi siamo, da dove veniamo, è una cosa che ci interessa fino a un certo punto, no? Viviamo e abbiamo un sacco di problemi, invece è una cosa interessante ed importante. Pensavamo di fare così, di fare un giro di anche un po' personale, di racconti, di fotografie e così. Io vi do la mia in 30 secondi e scelgo di fare la peggiore, ne avevo tante nella testa, vi do la peggiore. La peggiore è questa, mi ha stimolato lui. Dico la peggiore perché è una cosa che stavamo chiacchierando prima con Don Giusto bevendo il caffè, no? Dei problemi quotidiani. Don Giusto mi diceva quanto lavoro c'è per i profughi dalla guerra in questo periodo, ma anche per loro, no? E io pensavo la guerra, no? Pensavo com'è difficile arrivare, appunto, il canale di Sicilia, i morti, non soltanto nel mare, ci sono morti sulle frontiere, però nel mare è più evidente, no? Lo capiamo, l'abbiamo visto in qualche modo. E quelli sulle frontiere spesso li vediamo ancora meno, ma ci sono. Bene. Pensavo a questo, pensavo al meccanico qua vicino a Como, che non mi ricordo il paese, che vivendo qua a Como si è radicalizzato via internet, ha preso l'auto, ha preso la famiglia ed è andato a Raqqa a combattere. Ci ha messo, passando dalla Turchia, 6 giorni. In 6 giorni lui è arrivato in Siria, in automobile. È entrato in Siria in automobile. È andato a Raqqa e ha detto sono qua. Cioè per lui le frontiere erano decisamente aperte, no? È abbastanza incredibile se ci pensate, è successo un po' di anni fa ovviamente, non tanti. Strano, è una di quelle storie, di quelle non narrazioni che non ci sono arrivate chiaramente, no? Sono pochissime persone, quelli che sono andati da qua, da Lombardia in tutto saranno 12, 14, forse 15, si diceva, c'è tutto un dibattito, alcuni sono andati peraltro ingannati, forzati, perché? Però ci ha messo tutti abbastanza poco, cioè si poteva fare anche in maniera autonoma, no? Documentandosi su internet, chiedendo aiuto, avendo un po' di soldi in tasca. Pensate alle persone che vengono cercando lavori onesti, avendo come dire, un background, una cultura, un desiderio, dei parenti, degli amici, dei contatti, delle possibilità, un diritto di venire qua dalla frontiera sud del mondo, la fatica e la complessità che fa. Adesso so che è una provocazione che non lascio a voi per carità, ma lascio a voi, non loro, poi ognuno farà la sua immagine. Però questa cosa venendo qua mi ha colpito, no? Io ce l'avevo in testa e vi dico in realtà perché sono passato da quel paese, perché venivo dal Veneto, ho fatto un anticipo, ho scarrellato con l'auto un po' di comuni guardandomi in giro. È interessante. Allora, la domanda che noi ci siamo fatti in tanti forum è come facciamo a costruire pezzi di cultura comune che siano utili e non semplicemente, come dire, pieni di desideri, di speranze, ma che poi non sono utili. Come facciamo a costruire ponti, a costruire relazioni? L'abbiamo fatto nei forum, io credo tantissimo nella musica, nella letteratura, nella geografia, nella cucina, cioè credo nelle cose concrete, perché sembrano, ma sono concrete, questo libro è una cosa concreta. Mio figlio lo avrà in casa e potrà capire, ha la fortuna di averlo in casa. Ecco, altri no, nelle biblioteche, eccetera. Perfetto. Come riusciamo? Abbiamo costruito dei forum? Sì. Li abbiamo costruiti, siamo andati in Marocco, siamo andati in Tunisia. Abbiamo costruito dei ponti, veramente. L'abbiamo fatto. Abbiamo costruito, volevamo costruire una radio tantissimi anni fa per i tunisini, non l'abbiamo fatto. Cioè, come facciamo a costruire ponti? Perché il tema è quello, poi, fondamentalmente. Come si fa a costruire
cultura, che diventa fatti, che diventano progetti, che diventano vita per le persone. Punto. Io non ne conosco altro di cose in questo momento, a parte delle grandi riflessioni intellettuali, politiche, tecniche che sono le benvenute. Però me lo chiedo, perché se io ancora adesso faccio fatica a poter ospitare gli amici che vengono dal Marocco, dalla Tunisia, in Italia, faccio la fatica che si fa a invitarli, a farli partecipare, a poter essere, fare momenti di scambio. E poi mi viene sempre in testa quanto è stato facile invece distruggere tutto, quanto è stato facile invece proporre la parte peggiore, tra virgolette, del... Non lo so, adesso poi ci penso per il secondo giro. Primo giro. Allora, facciamo due uomini, una donna, due uomini, una donna, perché siamo tonti e quindi abbiamo deciso così. Io direi che facciamo così, vi va? Facciamo proprio il giro, così lasciamo l'autore del libro anche a darci un po' di suggestioni con l'idea che avevamo prima di cosa hanno detto gli altri, no? Perché mi ha ben detto. Però scusa, poi mi darai la parola, certo. Però volevo dire una piccola cosa. Sì. Buonasera. Allora, perché si fa anche tutto lì? Come sì. Si fa? Allora, il fatto è che noi non ci rendiamo conto, ma questo terreno è un terreno africano. Quindi dobbiamo fare un salto di 100 milioni di anni fa, saltino, quando l'Africa, la placca africana, la placca adriatica, sono venute verso nord, hanno compresso il mare di Tetide, pieno di conchiglie, coralline, ammoniti, politeti e quant'altro, e hanno creato il cosiddetto dominio sul Tampino, che è quello sul quale ci troviamo. Perciò, lo dico scherzosamente, ma è la realtà, Cantù è in Africa. Allora, visto che siamo partiti di qua, cambiamoci, andiamo di là. Ma cambiamo tutto, ci vediamo, ti do il microfono. Anche l'altro microfono. Anche l'altro, ma dall'altro andiamo di là. Mi hai preparato, pensavo di avere tempo, ma è lo stesso. Allora, Marco Montaviani non lo presentiamo, cioè no, ciascuno racconta la sua cosa, ma se volete lo presentiamo tutti. Andrea Rosso, ovviamente biologo, autore del libro che ci ha portato anche oggi a incontrarci qua, Marco Montaviani, Arci Nazionale, Arci Milano, soccorritore, con, prima con Mediterraneo e adesso con Rescue. Cominciamo così, ex giornalista, please report. Va bene. Cioè, giornalista si rimane sì, insomma. Purtroppo sì. Sì, è vero. Non se ne ricordava più. Si può abbiurare. No, io parto sulla difficoltà di costruire ponti e sull'intervento che ha fatto il presidente del circolo, perché avendo fatto una decina di missioni nel Mediterraneo di soccorso in mare, sinceramente non vedo questa gran facilità nel costruire ponti, mi spiego meglio. Credo che le missioni di soccorso in mare, tutta la mobilitazione che la società civile di tutta Europa ha costruito, è riuscita a costruire per intervenire laddove dovrebbero intervenire gli Stati, sia una straordinaria occasione di costruire ponti. Per mille motivi, sia perché, come dire, è la società civile di qui che tira sul mal mare della gente, la salva e in qualche modo ci ripulisce l'anima e fa vedere che proprio non siamo tutti così merde come poi ci si può immaginare quando si arriva qui. Non siamo tutti razzisti, non siamo tutti xenofobi, eccetera, eccetera. Ma altrettanto questa società civile, soprattutto ultimamente, è isolata, non è particolarmente più di moda. C'è stato un momento in cui si è discusso molto di quello che stava accadendo nel Mediterraneo, quando c'era il governo Salvini che urlava porti chiusi, c'è stata una forte reazione in Italia e in tutta Europa. Adesso che è cambiata la tattica, ma la strategia è la stessa, è cambiata la tattica e non si urla più ai porti chiusi, semplicemente abbiamo un ministro che, essendo stato un prefetto, conosce molto molto bene le leggi, i regolamenti,
li applica molto bene e applicando legge e regolamenti riesce in qualche modo a fare infiniti più danni di quelli che faceva Salvini. Dopodiché non fa dibattito, non fa scandalo, non crea solidarietà. Il Mediterraneo è davvero un cimitero. Allora io un flash proprio veramente. Io sono sempre andato in barca nella vita, in barca vera, ed è per questo che poi sono finito a fare anche missioni di soccorso, perché sapevo andare un po' per mare. Non ero abituato a vedere il Mediterraneo da questo, sotto, con quello sguardo. Non ero abituato a vedere un Mediterraneo in cui tu puoi navigare 10 giorni, 15 giorni senza vedere nulla, senza incrociare una nave, senza incrociare una nave commerciale, senza il deserto. Abbiamo fatto del Mediterraneo un deserto quando una volta era trafficatissimo, nel canale di Sicilia passavano tutte le rotte commerciali che adesso non passano più, fanno decisioni assurdi pur di non incrociare i naufraghi che una nave deve per forza salvare. Che però il salvataggio li può causare fermi, blocchi amministrativi, fermi al porto. Ci sono state tante storie di navi commerciali ferme per mesi con tutto il loro carico che in alcuni casi si butta via, in altri comunque costa centinaia di migliaia di euro al giorno da lasciare fermo. E questa cosa del Mediterraneo deserto è la cosa che più mi ha colpito, perché uno non si immagina il Mediterraneo deserto. Noi siamo abituati a vedere il nostro mare come un mare ricco, pieno di, ce l'abbiamo nella testa culturalmente come un mare di scarpe, un mare comune, un posto dove ci si trova, dove uno va di qua, viene di là, e invece adesso è diventato un deserto, è diventato un cimitero. E abbiamo dato dei numeri prima. L'altra cosa che ho capito andando per il Mediterraneo è che i numeri che noi conosciamo rispetto ai morti che ci sono infinitamente più bassi della realtà. In 10 missioni a me è capitato 3 volte di incrociare e di salvare delle barche, dei canotti, non li chiamo gommoni, li chiamo canotti perché sono veramente poco meglio dei canotti che noi diamo ai nostri bambini per giocare, con a bordo persone che non avevano radio, non avevano bussola, non avevano nulla, nessuno sapeva che c'erano, trovate assolutamente per caso. Ora immaginatevi di se io 3 volte ho trovato delle barche per caso in un Mediterraneo così enorme, così deserto, e se non le trovavo questi morivano a breve, nel giro di 24 ore, 48, magari 10, se non se li trovavo io, se non li trovavo noi, vuol dire che ce ne sono molti di più che partono, perché ci sono sì le partenze organizzate dagli scafisti, mettono a bordo il cellulare, mettono a bordo il satellitare, e quindi sappiamo che ci sono. Ma c'è tantissima gente che scappa dai centri di detenzione, fino in spiaggia, è la prima cosa che trova, che abbia forse anche solo i reni, si mette in mare e prova via di qui. Io ho conosciuto una ragazza in Italia, molto giovane, che è arrivata in Libia con una barca di 3 metri e mezzo, una barchetta di 3 metri e mezzo. Io non so come sia arrivata dalla Libia in Italia con una barchetta di 3 metri e mezzo, lei, la sua mamma e suo papà, scappati da un centro di detenzione. È praticamente impossibile, cioè se ci si riprovasse non ci si riuscirebbe, perché il Mediterraneo è un mare cattivo. Poi negli ultimi anni, visto che il cambiamento climatico è un'invenzione dei complottisti, il Mediterraneo è diventato anche molto cattivo e molto prevedibile, perché non c'è più l'anticiclone delle Azzorre, quindi come dire, il ciclone africano che si scontra con i cicloni freddi del nord Europa sul Mediterraneo, che nel giro di 3 ore da mare piatto diventa un disastro con venti fortissimi, onde altissime. Io non so come si può fare a costruire ponti. Io credo che la prima cosa da fare sia qui ricostruire una consapevolezza del fatto che siamo
esattamente come eravamo negli anni, fine degli anni 30, inizio degli anni 40, quando intorno a noi, l'Italia per fortuna un po' meno, ma non tanto meno, intorno a noi si costruivano le premesse per lo sterminio e poi lo sterminio, gli ebrei, gli zingari, i comunisti, eccetera, eccetera. E tutti facciamo finta di non accorgersi. Io non so quanti di voi abbiano visitato campi di sterminio, ce ne sono alcuni che sono dentro le città, in cui le case sono più alte di quelle di cento, per cui gli abitanti delle case intorno non vedevano quello che stava succedendo. E non c'era reazione. Oggi è così. Noi lo vediamo quello che ci sta succedendo intorno, eppure non reagiamo. Non reagiamo perché abbiamo altri problemi, non so perché, non me ne capacito perché non reagiamo. Io ho fatto quello che ho potuto, ho preso e sono andato in mare, ho messo a disposizione una mia reazione per le mie capacità. Poi succedono le cose strane, per cui c'è la guerra in Ucraina e siccome sono bianchi, biondi e poi dietro c'è tutta la geopolitica, anche per cui ci fa comodo. All'Ucraina all'Italia si prende un pullman e si arriva senza essere mai fermati da nessuna parte. E sono arrivati, adesso non so a quanto siamo arrivati, ma credo 400-500.000 persone dall'Ucraina. 330.000? No, in Europa dico in generale. 2 milioni e basta. E qualcuno ha gridato all'invasione? No, per fortuna, grazie che siamo riusciti ad attivare un meccanismo di solidarietà. Ma perché l'abbiamo attivato per l'Ucraina e non per il resto del mondo in guerra? Perché poi la gente che arriva dall'Africa scappa da altre tante guerre, dalla fame, oppure semplicemente ha voglia di andare in un posto dove costruirsi una speranza di vita per sé e per i propri familiari che magari rimangono nel loro paese. Allora, cos'è che siamo diventati per cui i bianchi, i biondi arrivano e noi siamo tutti contenti che arrivino e mettiamo le bandiere dell'Ucraina fuori dalle finestre e portiamo le nostre cose nei laboratori, nei centri di raccolta, eccetera, eccetera, e facciamo finta nel migliore dei casi, oppure facciamo festa quando affondano le navi del Mediterraneo cariche di persone che hanno il colore della pelle un po' diverso dal nostro? Perché siamo così? Allora, costruiamo questi ponti perché servono anche a smantellare questa cosa, ma impegniamoci qui per cambiare questa devastante cultura che ormai ci ha contaminato, c'è poco da fare, ci ha contaminato, perché siamo tutti indifferenti. Non tutti, per fortuna, ma insomma sto parlando un po' in generale. C'è tantissima indifferenza di fronte a un orrore come ce ne sono stati pochi nella storia europea. Questa è la mia esperienza non tanto ottimista su un mare che ha delle potenzialità strepitose, perché poi è bello, siamo belli noi che ci abitiamo intorno, e però non lo conosciamo più, come giustamente dice anche questo libro, e non conosciamo più e non riconosciamo più quelli che ci abitano intorno, che una volta erano i nostri vicini di casa, i nostri fratelli. Noi eravamo Africa.